Si è svolto ieri pomeriggio a San Cataldo, all'Auditorium Gaetano Saporito, un incontro di studio in ricordo di Rosario Livatino, dal titolo Giustizia, Fede e Diritto. All'incontro, promosso dall'Associazione Culturale Le Spighe e dall'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta, sono intervenuti Giuseppe Livatino, primo postulatore della causa di beatificazione, il magistrato Giovan Battista Tona e il presidente dell'Ordine degli Avvocati Pierluigi Zoda. Ognuno, con le proprie competenze, hanno ricordato Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla stidda su una strada provinciale ad Agrigento il 21 settembre 1990. È una delle tante, tantissime iniziative promosse per diffondere la testimonianza del giovane magistrato Rosario Livatino, che ormai è ricordato un po' da tutti, è ricordato per il suo impegno professionale, ma ricordato anche come ottimo cristiano, tanto che la Chiesa l'ha riconosciuto come martire e quindi come beato. E quindi sempre una buona occasione per presentare quelli che sono gli aspetti più, potremmo dire anche più sconosciuti, perché di Livatino si conosce quel poco che si è conosciuto dopo la sua morte. Livatino in vita, amante della discrezione, proprio del nascondimento, non parlava mai di sé. E pochi parlavano anche di lui, quindi è proprio attraverso la morte, aveva ragione l'allora vescovo di Agrigento, Monsignor Ferraro, a dire che i killer pensavano di spegnere una lampada e in realtà hanno acceso un intero lucerniere, che con la morte di Livatino abbiamo veramente conosciuto un po' tutti, quella che è la sua testimonianza in termini di professionalità, di fede e anche di umanità profonda che lui ha sempre manifestato nei suoi pochi anni di vita.